Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati qua sul blog del Vignaiolo per questa nuovissima puntata di Enodegusta. Ma prima di affrontare appunto questa puntata e scoprire il protagonista, il vino che assaggeremo durante questo episodio, andiamo a rinnovare un po' la nostra parete aggiungendo questa bottiglia di Alessio Brandolini, che è il Costante, che è un rifermentato in bottiglia 100% croatina di annata 2018. Vado appunto ad aggiungerla, andando un po' a sostituire qualche bottiglia. Come vedete, abbiamo un po' rinnovato la nostra parete con alcuni vini, ma poi ci sarà modo nel corso dei prossimi mesi comunque di sostituire anche gli altri e andare un po' a fare una cernita e un cambiamento un po' radicale. Andremo poi ad aggiungere altre scatole, altre bottiglie particolari che ho a casa e che purtroppo non sono ancora riuscito a portare. Il protagonista di questa puntata di Enodegusta lo vado direttamente a pescare nella mia cantinetta qua dietro, ed è proprio lui, il rosso di Montalcino Poggio alle Mura 2019 dell'azienda Banfi. Siamo appunto a Montalcino, ho già parlato un po' durante il video dell'unboxing di questa cassetta di legno da 6 bottiglie di annata 2019 di questo vino. Ho già parlato un po' della differenza tra il Brunello e il rosso di Montalcino. Oggi non ci resta che andare un po' a parlare delle caratteristiche di questo vino e andare ad assaggiarlo. Mi permetto di utilizzare il telefono perché ho scaricato la scheda di la scheda tecnica, eccola qui, ve la mostro qua dal telefono, che è la scheda dove vi è appunto la descrizione sostanzialmente di questo vino che adesso vi vado a leggere. Abbiamo Poggio alle Mura rosso di Montalcino di OCG 2019, eccola qui. La scheda, ecco, una interessante caratteristica della controetichetta: la scheda la potete tranquillamente scaricare da qua, dal QR code che si trova qua dietro in controetichetta. Comunque, il vino è un 100% sangiovese proveniente dalla combinazione di cloni selezionati interamente a partire dal 1982. Qua abbiamo un po' la descrizione dell'annata, dove ci viene appunto detto che nel mese di aprile-maggio vi era la presenza nel 2019 di un grande freddo straordinario che ha comportato soprattutto un ritardo nello sviluppo vegetativo. Questo è stato recuperato grazie a un periodo poi caldo e asciutto lungo i mesi di maggio e giugno. L'aumento poi improvviso delle temperature ha favorito la produzione di grappoli spargoli e leggeri, quindi di piccole dimensioni e con un peso specifico abbastanza basso, diciamo leggero. Mesi di agosto e settembre, soprattutto soleggiati con temperature torride, hanno permesso una maturazione ottimale dell'uva anche grazie a ottime escursioni termiche tra il giorno e la notte. Nel territorio di Montalcino abbiamo assistito a un settembre con una rara bellezza, cioè a livello di condizioni climatiche, che ha assicurato appunto le condizioni ottimali per la vendemmia. Un'annata che entrerà nella storia, caratterizzata da uve di elevata qualità ed intensa personalità territoriale,
che ci ha donato vini di grande struttura e sapidità. Queste sono un po' le caratteristiche del vino. Abbiamo un vino, secondo appunto l'azienda, un vino fresco, fruttato, con intensi aromi di frutti rossi che ben si combinano a note di liquirizia, nocciola. In bocca è ampio e persistente, con un finale lungo e piacevole. Adesso andremo un po' ad analizzare queste caratteristiche che l'azienda ci dà come un po' quello che possiamo trovare, le sensazioni che possiamo trovare all'interno di questo vino. Passiamo però alle caratteristiche, diciamo, del suolo e del tipo di lavorazione, quindi del tipo di fermentazione e affinamento. Come dicevo, volevo un po' soffermarmi soprattutto sulla parte dell'annata, che la trovo veramente molto interessante quando le aziende permettono di avere un riscontro sulle caratteristiche dell'annata a livello di temperature e di clima, perché ti fa capire poi come si è evoluto il vino, come si può evolvere il vino, quali caratteristiche presenta il vino, perché diciamo che le caratteristiche climatiche, quindi la temperatura, le piogge, l'umidità, la siccità che si possono presentare durante il ciclo annuale della vite, determina una diretta conseguenza sulle caratteristiche in termini di componenti di zuccheri, acidi, aromi, polifenoli e soprattutto delle caratteristiche relative alle dimensioni, allo sviluppo dei grappoli e degli acini, e quindi poi alla successiva maturazione dell'uva, e quindi un'annata con uve di qualità oppure annate con uve invece su cui si punta soprattutto sulla qualità, con una bassa o media qualità dell'uva. Quindi in funzione proprio delle caratteristiche pedoclimatiche dell'annata possiamo capire come si è evoluto il vino e come può mantenersi nel tempo soprattutto. Invece un'altra parte molto interessante sono le caratteristiche del suolo. Qui abbiamo un suolo con un'area caratterizzata da versanti a buona pendenza, dove si sviluppano suoli su sedimenti continentali argillosi di colore rossastro con notevole presenza di pietre e ciottoli. Abbiamo quindi un terreno con una buona componente di argilla che conferisce quel colore rosso, no? Tipico dell'argilla, quindi un terreno, l'argilla da struttura, da corposità al nostro vino, però un terreno molto pesante, molto compatto da questo punto di vista, però abbiamo anche una buona presenza di pietre e ciottoli che in modo tecnico vengono definiti come scheletro, perché hanno delle dimensioni abbastanza notevoli. Il sistema di allevamento, anche questo molto interessante, è un sistema a cordone speronato, di cui un po' vi avevo già accennato in alcuni video precedenti, soprattutto all'inizio sulla pagina Instagram. Cordone speronato o alberello Banfi, con una densità di impianto di circa 4.000-5.000 piante ad ettaro. La resa di uva è circa 70 quintali ettaro. Ecco, qui veniamo poi alla parte di cantina interessante, che è la fermentazione. La fermentazione è una fermentazione a temperatura controllata intorno ai 30 gradi, in tini di acciaio combinati, quindi in tini che presentano una parte in acciaio, che può essere la parte sottostante, e una parte invece in rovere francese, come vediamo alcune immagini di questi tini che sono, diciamo, appunto combinate, perché abbiamo non solo l'acciaio ma abbiamo anche la parte in legno.
L'affinamento avviene in botti di rovere che hanno una capacità che varia da 60 a 90 ettolitri e poi in barrique di rovere da 350 litri per almeno 12 mesi. C'è una prima nota interessante, anche qui un'ultima nota, che ci spiega che la prima annata prodotta di questo vino è l'annata 2010. Quindi adesso, dopo tutta questa spiegazione, dopo tutto questo racconto, secondo me interessante, ripeto, per poi capire il vino, come che vino si è ottenuto, per capire quali caratteristiche ha questo vino, adesso andiamo ad assaggiarlo. Andiamo un po' a capire innanzitutto le caratteristiche, lo sposto un po' di qua, vado un attimo ad avvinare un po' il calice, aspettate, ok, che era un po' che non lo utilizzavo. Allora, colore, devo dire un colore molto molto intenso. Adesso prendo un po' il nostro tovagliolo dalla parte bianca ed è un colore molto molto intenso, acceso se vogliamo, quindi un rosso rubino davvero intenso con riflessi violacei, come posso notare. Comunque un rosso molto acceso, non un rosso tendente, diciamo, a una colorazione più scura, più fortificata, ma un rosso che comunque è un rosso intenso, acceso, vivace. Abbiamo detto che abbiamo un 100% sangiovese, siamo ecco, a Montalcino, quindi siamo in Toscana, patria, se vogliamo, del sangiovese, utilizzato principalmente, coltivato in questa regione, utilizzato soprattutto per la realizzazione di varie denominazioni come Chianti, Rosso di Montalcino, Brunello di Montalcino, Chianti di diverse poi sottodenominazioni, eccetera. Oltre al colore andiamo un po' ad individuare quella parte aromatica. La parte aromatica in questo vino sicuramente prevale la spezia, il frutto, i frutti rossi, quindi frutti rossi, la mora, la fragola sostanzialmente, ma anche la parte speziata dovuta principalmente all'invecchiamento, come abbiamo letto, in botti di legno francese, di rovere e in barrique. Un affinamento, come dicevamo, di 12 mesi. Sicuramente si denota molto la parte fruttata e anche una parte speziata che l'accompagna al di sotto. Comunque però la parte fruttata è molto molto intensa. Passiamo ora all'assaggio. Sicuramente un vino molto molto interessante. Scusatemi, un vino interessante, avvolgente. Leggevamo nella descrizione che ci diceva un vino avvolgente, corposo. Ecco, io posso aggiungere, secondo me, un vino che è caldo, cioè nel senso che un vino che ti avvolge, ti copre completamente, molto equilibrato, perché non sento una spiccata acidità, non sento una spiccata presenza ovviamente dell'acidità che posso riscontrare magari in vini
In vini rossi, sì, sicuramente l'acidità non è il punto forte dei vini rossi, ma l'acidità, diciamo, presente soprattutto in vini rossi giovani, come possono essere questi, che sono appunto vini di annate giovani, come la 2019. Non individuo, diciamo, quell'acidità che invece ho provato a riscontrare in altri vini rossi. Sicuramente c'è quella parte di mineralità che si sente abbastanza, ma è soprattutto un vino corposo, un vino che ti riempie, che ti fa salivare e ha una nota tannica molto molto interessante, una parte astringente interessante che proprio ti copre, ti avvolge ed è soprattutto anche persistente, cioè rimane in bocca per molto tempo. Mentre sto parlando sento ancora il sapore del vino in bocca, quindi è davvero un vino, secondo me, equilibrato, corposo, davvero interessante, sapido, che ricopre, avvolgente, soprattutto data da questo equilibrio tra l'acidità che si sente anche all'inizio, ma viene coperto da una dolcezza che va ad ammorbidire appunto questa acidità che, ripeto, è meno presente rispetto ad altri vini rossi che ho già assaggiato. Ovviamente poi l'acidità e la dolcezza, i vari aromi, la sipidità sono dovuti a caratteristiche sia del terreno e sia delle condizioni atmosferiche, ma anche della capacità espressiva del vitigno, quindi in questo caso del Sangiovese. Quindi un vino di buona struttura, corposo, equilibrato e molto molto persistente. Secondo me è un vino pronto da bere subito, devo dire la verità, non lo trovo grezzo, non lo trovo giovane, non lo trovo, anzi lo trovo molto pronto da questo punto di vista, cioè una caratteristica che voglio trovare nei vini rossi, un vini corposi, intensi, di grande struttura come questi, equilibrati e persistenti, quindi un vino sicuramente da bere ad oggi sicuramente. Voglio vedere, voglio capire come può evolvere nel tempo e appunto migliorare nel tempo, dato anche quello che ho letto, quindi nella scheda tecnica, no? Che abbiamo letto precedentemente, in cui l'azienda ci dice che è un vino da ricordare, un vino che di un'annata davvero molto interessante, con ottime uve, con uve di qualità, davvero molto, con una qualità molto elevata, e quindi spero che nel tempo migliori e sia apprezzato appunto anche diciamo dalla critica nel tempo. Bene amici, anche per questa puntata di Enodegusta è tutto. Avete visto all'inizio che questo vino aveva questo cartellino del blog del vignaiolo, perché questo vino ad oggi ufficialmente entra all'interno della mia selezione, perché è davvero un vino molto molto interessante e che mi piace tanto, cioè un vino davvero interessante, ed è quello che voglio, per come per il mio gusto personale diciamo, trovare in un vino rosso strutturato, davvero interessante. Non ho detto la gradazione, qua siamo intorno ai 14,5 di alcol, quindi capite che effettivamente abbiamo un vino davvero davvero ben strutturato e ben molto intenso e corposo.
Comunque, io vi ringrazio per l'attenzione e vi aspetto ad un prossimo video qua sul canale YouTube. Vi ricordo come ultimo che qua sotto in descrizione trovate il link alla pagina Instagram, il link alla pagina web e il link per accedere e scaricare anche voi la scheda la scheda tecnica su questo vino. In descrizione, oltre a tutto questo, trovate poi il link per acquistare una o due bottiglie di questo rosso di Montalcino. Io purtroppo, come già vi dicevo, come già vi ho detto molte volte, ne ho acquistate 6, non le berrò tutte, alcune ovviamente le tengo per capire l'evoluzione, ma quelle che ho in più le metto a disposizione per chi è interessato ad acquistarle. Però ancora per una volta vi ringrazio per l'attenzione, vi ringrazio di essere arrivati fino a qua e vi aspetto a un prossimo video. Ciao!